Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di queste foglie. Non so se le riconoscete, sono le foglie del mango. Appena noi spezziamo un attimino una foglia, già si sente tantissimo profumo, tantissimo odore di questo frutto meraviglioso che mi è stato omaggiato dalla mia amica Silvana che li coltiva. E quindi lei mi ha detto: ti do appunto un po' di questi frutti, tu magari fai dei tutorial, fai qualche ricetta. Io onestamente non l'ho mai utilizzato questo frutto in cucina, quindi sperimenterò appunto per voi e proverò quindi come utilizzarlo, oltre che mangiarlo appunto come frutta in sé per sé. Il mango contiene 60 calorie per 100 grammi ed è ricchissimo di potassio, infatti ne ha oltre 160 mg per 100 grammi. E contiene inoltre anche tanta vitamina C. E da quello che ho potuto vedere si può utilizzare sia per i dolci sia anche per i piatti salati. Infatti penso proprio che preparerò un dolce e anche un piatto salato. Per oggi sono più golosona e quindi andrò a preparare una crostata con la frolla al cacao e una composta appunto di mango. Andiamo a vedere come. Qui ho pesato 300 grammi di polpa di mango che ho già tagliato a cubetti. Vado ad aggiungere il succo di un quarto di limone, un pizzico di zenzero in polvere e 100 grammi di zucchero di canna. Ecco qua. Adesso vado a mettere sul fuoco. Vado a mescolare un po'. E lascio cuocere per 15 minuti. Già qui ha iniziato il bollore e quindi do una mescolatina e abbasso il fuoco. Una volta che il composto ha raggiunto questa consistenza, così morbidino, andiamo a frullare col mini beamer. Finito di frullare, ho rimesso sul fuoco e lascerò cuocere un'altra mezz'oretta. Mentre il composto al mango o la composta al mango sta cuocendo, io vado a preparare la frolla, quindi andrò a pesare gli ingredienti. Come prima cosa ci servirà la farina, questa per dolci, io ho preso 00 e ce ne servono 250 grammi. Quindi vado a mettere la farina all'interno di una ciotola. Poi peso 120 grammi di zucchero e li vado a unire alla farina. Infine peso anche 50 grammi di cacao in polvere e vado ad aggiungere anche questi alla farina e lo zucchero. Mescolare, ad amalgamare bene gli ingredienti. Sciolgo un po' il cacao che si era raggrumato e vado a rendere il composto sabbioso unendo 200 g di burro morbido. Io l'avevo già tagliato e pesato precedentemente. Verso tutto nella ciotola e vado a mescolare fino a che non si formeranno appunto delle briciole. Quindi una volta ottenuto questo composto così sbricioloso, andiamo ad aggiungere due tuorli. Eccoli qua. Li vado a mettere all'interno della ciotola e continuo a impastare fino a che non si formerà una palla. La palla a questo punto è pronta. Ho evitato di impastare molto per non far sciogliere il burro, quindi adesso vado a impellicolare e lascerò riposare in frigo per un'oretta. I tempi di riposo sono passati, sia per la frolla che per la composta al mango, che ho preferito mettere all'interno di questa tazza. Adesso quindi andiamo a comporre la crostata. Vado a prendere la frolla e la stendo tra due pezzi di carta forno. Il doppio strato di carta forno eviterà che la frolla si attacchi alla spianatoia. Vado a tagliarne circa un quarto, più o meno, che è quella che ci servirà per fare poi il reticolato in superficie. Cerco di appiattire prima un pochino con le mani e poi metto l'altro foglio di carta forno e vado a lavorare col mattarello. La appiattisco per bene e la giro in modo da creare appunto il disco rotondo. Non ha importanza se non facciamo un cerchio ovviamente perfetto, no, non abbiamo il compasso. Anche perché poi basterà semplicemente appoggiare la teglia in superficie e tagliare col coltello la frolla in eccesso. Togliamo il primo foglio, appoggiamo la teglia e col coltello togliamo l'eccesso.
e lo teniamo da parte per poter poi fare le strisce in superficie. Adesso semplicemente andiamo a mettere la colla all'interno della teglia. Appiattiamo con le mani in modo da formare anche un bordino verso l'interno. In questo modo praticamente il ripieno non fuoriuscirà. E a questo punto vado a bucherellare con i rebbi di una forchetta la superficie della crostata. Ok, così in maniera molto grossolana. E vado a mettere all'interno la composta al mango. Aiutandomi con la mia solita spatolina, vado ad uniformare e procedo con il resto della pasta, passando sempre all'interno del foglio di carta forno. Vado a ricavarne adesso delle strisce che posizionerò all'interno della crostata. Purtroppo fa talmente caldo, come vedete, le strisce mi si stanno spezzando, quindi vado a mettere il tutto per un po' in frigo. Ok, sono andata a riprendere la crostata e le altre strisce di colla, quindi vado a depositarle sulla superficie. Si sono un tantino staccate, piegate, però faremo in modo di renderle intere, più o meno. Come un'opera, insomma, di puzzle, praticamente. Questo è il risultato finale. Non mi sembra così malvagio. Adesso, aiutandomi con la carta forno, vado a piegare leggermente i bordi verso l'interno. Ancora meglio a tenere il ripieno. Stacchiamo la carta forno e vado a premere ulteriormente verso l'interno. Questo è il risultato finale della crostata pronta da infornare. Adesso andrà in frigo a riposare un'altra mezz'oretta. Poi accenderò il forno a 200 gradi e cuocerò per mezz'ora. Ho fatto raffreddare la torta tutta la notte perché appunto la frolla più riposa più è buona. E adesso vado ad assaggiarla con voi, quindi taglio una fettina e così facciamo finalmente anche la prova assaggio. Al taglio risulta morbida ed è profumatissima. Ottima. Frolla morbidissima, molto friabile, leggermente amara per via probabilmente del cacao, ma non ha bisogno appunto di altro zucchero. La composta al mango è strepitosa, insieme formano un'accoppiata meravigliosa. Ricetta decisamente approvata. Per quanto riguarda le calorie, con la dose che ho utilizzato io, e poi troverete la ricetta giù in descrizione, otterremo più o meno 8 fette. Ogni fetta contiene 460 calorie e questi sono i valori nutrizionali completi. Invece, per quanto riguarda la spesa, per una crostata come questa, ho speso circa 3,50 euro e qui c'è tutto l'elenco completo. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se avete altri suggerimenti per quanto riguarda ricette col mango, fatemi sapere. Scrivetemi sotto giù nei commenti. E se vi va, iscrivetevi al canale e supportatemi con un like. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto con un'altra ricetta o un altro video assaggio. Alla prossima, ciao!